Il gioco è questo, nel senso che non devo guardare solo ovviamente quanto si è bravi a portare nuovi acquirenti. Il gioco è il mantenimento del cliente. Questo perché? Perché con le nostre strategie, quello che succede è che all'interno dei saloni si possono portare tantissimi nuovi clienti ed è quello che facciamo. Il problema principale è uno però. Se non sono in grado, se non ho una strategia, perché molti cosa ti rispondono? Beh, tu inizi a portare i clienti, poi vediamo. Questa, passatemi il termine, è la cagata più grossa che si possa fare. Perché se io non ho un protocollo per quanto riguarda la consulenza, la comunicazione, i servizi, una serie di protocolli che mi porti ad avere gli adeguati, cioè anche fare attenzione, se io faccio attendere troppo la mia cliente, che cosa dovrò fare? Cioè, se la mia cliente attende troppo, il mio consiglio, quando una cliente sta aspettando più del dovuto, alla fine del trattamento, oltre a offrirgli, vabbè, il caffè, la tisana, tutto quello che volete, non c'è da fare lo sconto sulla piega, sul colore, perché quello vuol dire andare a guadagnare meno, ok? Il gioco è ti do un qualcosa che tu ancora non utilizzi. Quindi il mio sachet, il mio campioncino, io lo prendo quando arrivi alla cassa a pagare e te lo regalo. Devo venderti però il regalo. Cosa vuol dire venderti? Che non devo avere un compenso, devo alzarglielo di valore quel regalo. E vedremo poi come fare anche al corso, perché è una cosa che va fatta davvero, va testata, dovete provarla anche voi su voi stessi. Quando io regalo al mio cliente, quando io do al mio cliente il suo regalo, in questo caso il campione, ok, dove dentro magari ha lo shampoo, la maschera, cosa succede ovviamente? Succede che all'interno del cliente scatta quella molla e dire ok, perfetto, si è messo a posto con quello che è il mio ritardo, ok? E voi lasciate un bellissimo segno all'interno del cliente. Cosa importante, non fatelo subito questo, cioè fatelo alla fine, deve essere alla fine dell'esperienza, perché se io sono arrivato e il problema è stato solo durante l'attesa, quello che dovrò fare ovviamente non è dargli subito il contentino, è fargli vivere una bellissima esperienza, dedicargli il giusto tempo, apportargli il giusto valore e alla fine, nel momento in cui ha pagato, quindi è finito tutto, ti do anche una cosa inaspettata che non te l'aspettavi. E adesso vi dico una cosa: quel campioncino che voi gli date, ok? Se glielo date bene, quindi tra virgolette glielo vendete, quello che succede è che sarà un possibile acquirente anche di quei prodotti. Questa è una cosa che ci tengo che vi rimanga. Questo in realtà avrei dovuto dirlo nel corso, però volevo dirvelo adesso. Sono tecniche che si usano quando voglio fare anche cross-selling, quindi vendere dei prodotti o dei servizi attinenti a quello che il mio cliente sta già utilizzando, ok? E questo ovviamente mi aiuterà anche ancora di più nella rivendita, perché se poi quei prodotti che io gli do in omaggio sono legati anche a degli altri servizi e lui si trova bene, potrò vendergli anche degli altri trattamenti.